Questo è il volto di Salvatore Favasuri, comunemente inteso di Mogna, conosciuto da tutti gli sportivi della regione Calabria, uno dei mostri sacri del calcio calabrese che avrebbe meritato il Prato di San Siro. Poi le cose sono andate un po' diversamente, speriamo che il figlio possa recalcare queste orme. Un sergente di ferro ha bisogno dello scudiscio, della frusta, ma ha bisogno anche del tempo per poter amalgamare la squadra. Ma sicuramente non è che... intanto la ringrazio per le squisite parole che mi ha rivolto, poi come altro per la partita, diciamo, abbiamo tempo e non è per una partita che è nata male e poi dobbiamo fasciarci la testa. Giustamente dobbiamo dare pure merito al Borgo Grecanico, che è stata la squadra che oggi è stata superiore a noi, quindi non possiamo dire altro e dare merito e dire bravo al mister e a tutta la squadra che sono state superiori in tutto oggi. È inutile parlarne, prendere alibi, posso semplicemente solo dire una cosa: quando ci poteva essere un calcio di rigore magari non visto, non chiamato dall'arbitro sull'1-0, poi la partita l'abbiamo vista come è andata e hanno vinto meritatamente. Ma a parte questo, abbiamo contato 8 palle gol complessivamente tra primo e secondo tempo a favore della Bovese. Ma se non siamo bravi a sfruttarle, quindi non dobbiamo nemmeno dire altro, perché è demerito mio, perché si vede che non l'ho durante la settimana preparate bene. Cercherò da domani già, perché mercoledì andiamo a Delia Nuova a affrontare in Coppa la Deliese, a cercare di migliorarci e di cercare di almeno di passare il turno di Coppa Italia, per domenico sabato prossimo di essere già pronti a dimostrare che c'è stata una partita sbagliata durante il percorso che ci può stare. Una classifica così corta vuol dire che la Bovese abbia tutte le possibilità di rientrare in corsa per lo scudetto. Ma sicuramente, come la settimana scorsa il Borgo aveva perso in casa, noi perdendo in casa non è che abbiamo compromesso niente. È una partita nata male, giustamente già da domenica andiamo a rifarci, andiamo a vincere a Fiumara, quindi niente di perso. Poi giustamente dobbiamo vedere, essere bravi a ribadire, ad andare a vincere subito e dimostrare che è stata una squadra che è stata superiore a noi questa settimana. Poi c'è il mercato di fine anno per racimolare qualche cosina. Ma no, credo di no, perché noi siamo una squadra abbastanza completa e io ho parlato già all'inizio con la società vuole fare un bel campionato, le premesse, i giocatori ci sono, giustamente dobbiamo essere noi più umili a metterci a disposizione della società e del mister, e poi i risultati pian piano dovranno essere dalla nostra parte. Una squadra che sta giocando senza il sostegno degli hooligans e degli skinhead. Ma sicuramente, però che non è che è colpa nostra, il problema è che qua il campo è quasi, come si suol dire, a porte chiuse. E i tifosi, le persone che vengono al campo li vediamo da lontano, anzi nemmeno li riconosciamo, però questo è un problema che non è solo a Bova, è quasi al 90% nei campi della Calabria, della provincia di Reggio. Mi dispiace dire questo, però è la verità. Mister Cormaci, il 4-0, una vittoria meritatissima, però ad un certo punto avete avuto paura che la Bovese potesse raggiungere il pari? Paura c'è sempre, perché le partite sono difficili. Ora è facile parlare sul 4-0, però non è stata una passeggiata, anzi ritengo la Bovese una delle squadre più forti del campionato, e non lo dico tanto per dire, avevamo paura di questa partita perché era un derby, era una gara fuori casa, venivamo da una sconfitta in casa che probabilmente forse non meritavamo, ma per qualcuno è stata strameritata la sconfitta, quindi ho cercato di isolarmi con i ragazzi, perché so le loro qualità, le ho scelte uno a uno, quindi questo è il giusto riconoscimento al nostro lavoro, perché vincere un derby 4-0 non capita sempre, anzi forse per alcuni sarà l'unica volta nella vita che gli potrà capitare probabilmente, quindi sicuramente però dobbiamo continuare a lavorare, perché ora già subito sabato avremo una partita difficile col San Michele
Quindi dobbiamo lavorare, basta, e giocarci tutte le partite. Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi, mi è piaciuta la voglia che abbiamo messo per vincere la partita, l'abbiamo meritata. Sicuramente il 4-0 è un risultato molto rotondo, però secondo me per quello che abbiamo prodotto è anche giusto, anche perché abbiamo rischiato poco, abbiamo rischiato nel primo tempo una doppia salvataggio di Leonardi e poi però alla fine è giusto così. Sono contento per i ragazzi, sono contento per i nostri tifosi che forse troppo presto avevano abbandonato, tra virgolette, perché è vero che noi abbiamo perso la partita in casa, però dopo mezz'ora già non ci citavano e forse nel momento che abbiamo avuto più bisogno sicuramente loro ci hanno un po' lasciati. Comunque pensiamo alla prossima e un saluto a tutti. Ho notato anche che siete stati cinici comunque, nel senso, oltre a una fitta serie di passaggi, come spesso si vede in Serie A, addirittura in un'occasione siete arrivati a tirare dopo una lunga serie di passaggi. State migliorando, secondo me, se cominciate anche o continuate a mantenere saldi i nervi, potete arrivare veramente alla fine a giocarvi. Noi continuiamo a migliorarci solo se continuiamo a lavorare e a non sentirci i primi della classe. Se noi continuiamo a sentirci i primi della classe, probabilmente intoppiamo in giornate, no, quindi dobbiamo solo lavorare e basta. Obinna, uno dei protagonisti di questo match. Sì, diciamo che abbiamo preparato molto bene per questa partita, grazie a Dio che alla fine ce l'abbiamo fatta. Vincenzo Napoli, detto Cecio o Enzo per gli amici, tornare da vincitore nella sua bova marina. No, lasciamo stare questo tipo di... la prendo come una battuta. L'importante è che la squadra abbia superato questo esame, perché in effetti oggi era un esame. Giocare con la squadra imbattuta, giocare con la difesa che fino ad oggi non aveva preso neanche un gol, dopo la sconfitta forse un po' immeritata di domenica scorsa, diciamo che la prestazione, neanche il risultato, la prestazione che oggi Cormazzi con i suoi ragazzi ha ottenuto, meritano 10. Il presidente Paolo Gurneri è evidentemente soddisfatto sia per il risultato che per il gioco. Sicuramente sì, dopo la sconfitta con la Cinque Frondese serviva una scossa per risollevare il morale. E diciamo, il mister insieme a tutto il suo staff ce l'ha fatta, ha risollevato gli animi, ha corretto quello che secondo lui ci ha portato a difettare in quella partita e ha preparato bene questa gara contro una signora squadra che era la prima della classe, ma al momento non più. Abbiamo fatto questo piccolo sorpasso e andiamo avanti così per la nostra strada. Prossimo incontro? Prossimo incontro in casa con il San Michel. Sabato e sicuramente sarà anch'essa una buona squadra, sempre testa bassa a lavorare e andiamo avanti così. Il presidente Giuseppe Neri della Bovese non è il tipo che si sottragga alle interviste, si vinca, si pareggi o si perda, lui è sempre disponibile. La Bovese oggi ha disputato un grosso match, questa è stata la mia impressione, ha costruito 8 palle gol, non ha messo dentro nemmeno una. E intanto facciamo i complimenti ai vincitori, perché è giusto, è un 4-0, è inutile stare qui a recriminare su alcune cose, ci sono stati superiori non sul piano del gioco, sull'intensità sicuramente, sulle seconde palle le hanno conquistate sempre loro, ma saranno entrati in campo con un'altra determinazione che io nei miei non ho visto per i primi 45 minuti. Poi le partite di calcio si vincono, si perdono, come dicevo prima bisogna fare i complimenti al Borgo Melitese che ha disputato una grandissima partita, quindi c'è poco da dire o da ragionare sul 4-0. Noi in settimana recuperiamo le energie, continuiamo a lavorare, perché vuol dire che il lavoro che abbiamo fatto in questa settimana non è stato sufficiente a poter competere con una squadra che ha tutte le caratteristiche, tutte le qualità per vincere il campionato. Una battuta d'arresto non pregiudica niente.
No, assolutissimamente, siamo soltanto alla quinta di campionato, quindi ancora c'è tanto tempo per recuperare. Poi noi, non, il nostro obiettivo non è vincere il campionato, è fare meglio dell'anno scorso. L'anno scorso siamo arrivati quinti, quest'anno miriamo ad arrivare quarti, anche se è difficilissimo perché ci sono 5-6 squadre che sono più o meno tutte là. Una classifica molto corta. Sì, la classifica è molto corta e come dicevo all'inizio del campionato, con il girone a 14 squadre, quindi si riduce di 3 partite rispetto all'anno scorso, è importantissimo non perdere tanto terreno. Cuppari, il capitano della formazione locale, la Bovese, ha disputato un grosso match di fronte all'ex capolista e ha saputo costruire nell'ambito dei 90 minuti tutta una serie di palle gol che purtroppo non sono state concretizzate. Sì, ci aspettavamo questa partita, è andata come è andata, però siamo scesi in campo con un'altra mentalità, abbiamo sbagliato l'approccio e gli episodi ci hanno puniti. Loro hanno messo dentro le palle che gli sono capitate e voi no? Sì, sì, appunto, gli episodi abbiamo sbagliato, abbiamo fatto poco tiri in porta, siamo entrati poco dentro l'area, quindi automaticamente è difficile fare gol. Se non entri dentro l'area, non calci, prima o poi... Non pregiudica questa sconfitta l'andamento? No, noi già siamo tranquilli, già ora mercoledì abbiamo la Coppa e già stiamo pensando a sabato prossimo, tranquilli e sereni. Dame Sembene, se pronunziamo giusto, uno dei protagonisti di questa partita, un vero faro di Alessandria, che ha corso 90 su 90 e oltre anche, compreso il recupero, avanti e indietro, ha fatto il pendolo meglio della lampada del Duomo di Pisa. La partita l'abbiamo iniziata bene, però poi dopo abbiamo preso un gol che abbiamo... come si chiama, le ragazzi hanno, come si chiama, iniziare a paventare un po', sì. Poi dopo abbiamo finito il primo tempo, il secondo tempo abbiamo preso un altro gol, però il calcio è così, abbiamo vinto 3 partite, però abbiamo perso oggi, non fa niente, dobbiamo continuare a lavorare, poi vediamo.